Sindaco Sbrocca, anche lei ha firmato l'appello a favore di Marco Minniti come segretario del Partito Democratico. Come Ci sono tre candidati al Partito Democratico che almeno per adesso, cioè Minniti, Zingaretti e Martina, tutte e tre persone assolutamente stimabili e che hanno un diciamo, lungo percorso nel Partito Democratico. Alcuni di questi hanno fatto il ministro nei vari governi Gentiloni-Renzi e Zingaretti ormai alla seconda volta che è presidente della regione. Io ho solo un dubbio su Zingaretti, come possa fare il segretario nazionale di un partito essendo presidente di una regione importante come quella del Laziale, quindi che comprende ovviamente la capitale d'Italia, Roma, e tutte le altre importanti città del Lazio. E questo è un dubbio non di natura politica sulle qualità e sulle prospettive di Zingaretti, ma proprio sul fatto di poter coniugare i due incarichi in un momento così delicato per il Partito Democratico in cui ha necessità di rifondarsi, di ritornare ai livelli in cui era e diventare soprattutto un partito governativo come nella tradizione del Partito Democratico. Quindi la mia scelta è andata anche su Minniti perché Minniti rappresenta sicuramente uno dei ministri che meglio ha fatto nell'ultimo governo Gentiloni e che non solo persona politicamente diciamo preparata, ma anche amministrativamente molto brava. E credo che ci voglia un segretario che, oltre la favella politica, abbia anche una capacità di vedere amministrativamente cosa si dovrà fare nell'Italia quando il Partito Democratico ritornerà di nuovo al governo e come fare opposizione in questo momento contro il governo giallo-verde. E questa è la ragione per cui mi ha spinto a aderire alla proposta di Minniti, ma ripeto, con grande stima che ho sia nei confronti di Martina, che ritengo sia stato un ottimo ministro, anzi un eccellente ministro dell'agricoltura, e sia nei confronti di Zingaretti che sta conducendo benissimo la regione Lazio. Mi si dirà, ma come Renzi, che era presidente del Consiglio e cumulava la carica di segretario, e proprio per questo non dobbiamo fare gli stessi errori del passato. Io credo che il segretario di un partito debba avere, il segretario nazionale di un partito debba avere un incarico specifico e pensare solo ed esclusivamente al partito. Una vittoria di Minniti potrebbe spingerla a ricandidarsi a sindaco di Termoli? No, le cose non sono assolutamente coincidenti e non sono connesse in nessuna maniera. Questa è una partita che si gioca a livello nazionale fra due o tre ottimi candidati e l'unico obiettivo per il Partito Democratico deve essere quello di riunirsi, di non fare più chiacchiere, di pensare a quello che sarà il futuro e di far ritornare nel Partito Democratico tanta gente che evidentemente ha votato altrove.